bellissima donna che è amica di Beatrice, anche lei contessa? Quasi. Ma queste contesse sono così eleganti, così sognatrici. Però a me piace questo rosa e questo azzurro che avete negli occhi. Come il nome, qual è? Marina Imbellone. Il presidente donna, qual è la tua opinione? No, io devo dire che svolgo questa professione che era prettamente maschile da 44 anni. Ecco, avvocato, no? Sì, quindi all'inizio della professione eravamo pochissime donne, ma io non ho mai avvertito la differenza, non ho mai la differenza di genere, non l'ho mai concepito. Non è che la chiamavano avvocatessa? No, tant'è che sul mio biglietto da visita è scritto avvocato. Quindi io maturità... Però perché il popolo, secondo lei, ha scelto una donna? Ha sempre fatto la massa, ha sempre giovato al potere, ha sempre perché, ma che sia il popolo detti legge, no, devo dire no. Per quello non è contenta lei per la Meloni, o sì? Io non sono né contenta né scontenta, io sto a vedere quello che fa. Poi vediamo cosa fa. Oramai il partito non esiste più. Per cui non posso dire, ah sì, sto per questo, sto per quest'altro. Voglio vedere quello che fanno. A secondo te, la donna dovrebbe conservare la propria identità e non rinunciare se si sposa alla professione? No, non deve rinunciare alla professione se crede nella professione. Questo purtroppo è una scelta, poi non parliamo dell'epoca mia che era proprio, si laureavano e si sposavano. Fine del la donna tempo. Fa calzetta a casa? Sempre. Fine del una volta sì. Allora, devo dire che a me piace pure fare la calzetta, mi piace pure cucinare, mi piace pure... Però questo non pregiudica la professione, perché la professione si può fare... E poi noi abbiamo delle qualità in più, noi donne, non che siamo più intelligenti. Però abbiamo delle qualità in più, sappiamo fare contemporaneamente questo. Diverse cose. 10 cose insieme, tiene il bambino, mette la pentola, parla al telefono. Lo so. Ma la donna è più forte dell'uomo. So, allora, mi dovete fare adesso una cosa che mi piace carina. Allora, certo. Non credo che voi avete parlato romanaccio, no? Però due contesse, nobili, avvocato e Beatrice che è contessa. Adesso gli voglio far dire una parola romana. Dammer 5. Dammer 5 significa siamo d'accordo, ah, si fa così, fate così insieme e dite Dammer 5, vai, così, tutte e due, fate con la mano, siamo d'accordo, Dammer, come hai detto? Dammer 5, Dammer un po' più, Dammer 5, R, se te senti l'R, oh, Dammer 5, brave! Marina Imbellone, allora, sputa o rospo? Dicevi della competizione, tu l'hai avuta solo dalle la donne? La competizione è femminile, devo dire che è femminile. Io ho avuto tante delusioni, ma proprio tante. Nel mio percorso ho sempre dato con molta generosità e apertura. Anche adesso, tra poco andrò al Tribunale per i minorenni perché sto aiutando, sono nominata curatore, mi sto dando da fare. Ma nelle donne vedo ancora... ci vorranno 100 anni prima che la situazione si pareggi, ancora una competizione, ostilità proprio fra le donne, non che non si aiutano. Quando ero giovane che ero pure carina, e ma pure adesso una bellissima donna, c'era una competizione, certo, una competizione. Competizione. E questa è una cosa, credo che la Meloni abbia superato questa cosa, mi pare che abbia abbastanza grinta e non abbia, ma la maggior parte delle donne non l'hanno, dire, sono stata messa da parte da tutte queste new entry, anche perché ancora, voglio dire, professionalmente bisogna andare in un certo modo, con un certo stile. Adesso con stipendi fitti vanno tutti avanti, no, no, facendo... Cioè la professionalità sul lavoro ci deve essere. Secondo me ci deve essere, la serietà, soprattutto la serietà. Queste bellissime donne le salutiamo e buon lavoro allora. Grazie, altrettanto.